Procuratore, lei ha definito questo tipo di frode come l'estorsione oppure chi piazza le bombe vicino agli esercizi commerciali. Ci può spiegare perché? Non ho proprio paragonato, ho detto che come ci indigniamo e reagiamo alle bombe e alle estorsioni, dobbiamo indignarci e reagire a queste forme di criminalità che impoveriscono terribilmente il territorio ed hanno un impatto sull'economia fortissimo. La Capitanata ha assoluto bisogno di sviluppo economico e la criminalità si combatte soprattutto creando opportunità e sviluppo economico. Ebbene, questi fondi europei sono destinati proprio allo sviluppo rurale e sono stati invece utilizzati per fini di lucro personale, in particolare quei macchinari che dovevano essere acquistati per lavorare i prodotti agricoli, in realtà sono stati sostituiti con dei macchinari più vecchi e che non corrispondevano a quelle caratteristiche. Caratteristiche e i fondi europei quindi sono stati male utilizzati, sottraendo questa risorsa importante a tutti i cittadini del territorio.